Passiamo all'esame dell'ordinamento europeo e alle più importanti cessioni di sovranità, la cessione della sovranità monetaria e di quella economica. Le cessioni di sovranità monetaria. L'Unione Europea è il risultato di cessioni di sovranità compiute dagli Stati membri in favore di un nuovo ordinamento. Le cessioni di sovranità monetaria ed economica sono intrinsecamente incompatibili rispetto al modello socio-economico voluto dai padri costituenti. È l'incompatibilità nel merito tra trattati e Costituzione. Anche qualora le cessioni fossero considerate legittime, sarebbero comunque incostituzionali, in quanto avrebbero avallato un sistema di valori diametralmente opposto a quello repubblicano. Le cessioni di sovranità compiute dal nostro Paese e le materie in cui vige la competenza esclusiva dell'Unione sono l'Unione doganale, le regole di concorrenza, la politica monetaria, le risorse biologiche del mare e la pesca, la politica commerciale. Laddove l'Unione dispone di competenza esclusiva, il potere d'imperio delle singole nazioni non esiste più, con effetti diretti e immediati sulle popolazioni di ogni singolo Stato aderente. Non tutti i membri dell'Unione hanno ceduto la sovranità monetaria adottando l'euro. I paesi fuori dell'Unione Economica Monetaria hanno infatti conservato le proprie valute nazionali, ma hanno comunque ceduto le sovranità indicate negli altri quattro punti ad esclusione della politica monetaria e sono quindi vincolati anche loro alla regola aurea della stabilità dei prezzi. Competenza esclusiva dell'Unione è anche la politica estera, in cui viene codificato un principio molto lontano rispetto al ripudio assoluto della guerra. L'Unione disponga di una capacità operativa e può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace. Seppur a fini di pace, l'Unione Europea consente espressamente l'impiego di forze armate degli Stati membri anche oltre i confini europei, che certamente non pare conforme allo spirito del ripudio della guerra. Torniamo alle cessioni monetaria ed economica. La sola uscita dall'euro non consentirebbe al nostro Paese il riscatto integrale del suo potere d'imperio. Le cessioni di sovranità monetaria ed economica hanno mostrato il vero e brutale volto dell'Unione Europea, per travolgere ogni residua sovranità nazionale e azzerare i diritti e le libertà conquistate dai popoli in secoli di lotte a difesa delle aspirazioni democratiche. Sulla cessione della sovranità monetaria, l'ex presidente della Corte Costituzionale Zagrebelsky afferma: si parla di fallimento dello Stato come di una cosa ovvia. Oggi è quasi toccato ai greci, domani chissà, è un concetto sconvolgente. Lo Stato poteva contrarre debiti che doveva onorare, ma poteva farlo secondo la sostenibilità dei suoi conti. Incorreva in crisi finanziarie, ma poteva per esempio aumentare il prelievo fiscale, ridurre o consolidare il debito, oppure stampare carta moneta. La zecca era organo vitale dello Stato. Le ragioni della sua eventuale morte non erano ragioni di diritto commerciale, cioè di diritto privato. Se oggi lo Stato può fallire è perché il suo attributo fondamentale, la sovranità, è venuto a mancare. Di fronte a lui si erge un potere che non solo lo può condizionare, lo può spodestare. Lo Stato china la testa di fronte ad una nuova sovranità, la sovranità dei creditori. I creditori esigono il pagamento dei loro crediti e se il debitore è insolvente possono aggredire lui e quello che resta del suo patrimonio e spartirselo tra loro. Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea dispone a chi appartenga la fondamentale sovranità monetaria nell'area euro. L'obiettivo principale del sistema europeo di banche centrali è il mantenimento della stabilità dei prezzi, nel principio di un'economia di mercato aperta e libera e in libera concorrenza. Il sistema europeo delle banche centrali, con al vertice la Banca Centrale Europea, è un'autorità indipendente con il compito di emettere moneta, sovranamente, dal nulla e senza alcuna convertibilità in oro o in altri beni reali. L'euro è una moneta fiat, non coperto da riserve di alcun genere e privo di valore intrinseco. Il valore dell'euro è dato unicamente dal nostro lavoro e dall'accettazione di tale moneta come mezzo di scambio. Tuttavia profitto, privilegi e poteri che ne scaturiscono sono ad esclusivo vantaggio della finanza internazionale. Le banche centrali vengono autorizzate dalla BCE a emettere moneta, gli Stati invece non possono più. Il diritto ad emettere moneta è esclusiva prerogativa di tale organo esterno al nostro ordinamento. E visto il ruolo fondamentale del denaro nella nostra società, non è certamente un potere di poco conto. Gli Stati oggi possono fallire in quanto hanno abdicato alla loro sovranità. Hanno abdicato a una loro prerogativa fondante. Nel principio europeo della separazione fra potere politico e quello dell'emissione monetaria,
lo Stato italiano ha rinunciato definitivamente a stampare direttamente la moneta. Si è accolta la teoria della banca centrale indipendente, pilastro dell'economia neoliberista. Il divorzio tra la Banca d'Italia e il Ministero del Tesoro avvenne nel 1981. Andreatta, allora ministro del Tesoro, con una semplice lettera indirizzata al governatore della Banca d'Italia, Ciampi, pose fine all'acquisto illimitato dei titoli di Stato da parte della nostra Banca Centrale, cancellando la facoltà dello Stato di decidere sovranamente la propria politica economica. La Banca d'Italia rispondeva al Ministero del Tesoro ed era obbligata a finanziare la spesa pubblica nazionale acquistando i titoli di Stato che l'Italia sovranamente decideva di emettere. Era una vera istituzione dello Stato sottoposta al potere politico, che aveva la potestà d'imperio dell'espansione della base monetaria. Con il divorzio tra Banca d'Italia e Tesoro, il Paese rinunciava alla sovranità monetaria subordinandosi al volere dei mercati. Ciampi fu poi nominato Presidente della Repubblica, dimostrando ancora una volta la regola non scritta che vede chi non difende la Costituzione sorprendentemente premiato. Trascrivo integralmente il contenuto della lettera. L'intervento della Banca d'Italia all'asta dei BOT sia una libera decisione della banca, come se la Banca Centrale dovesse avere altri obiettivi rispetto a quelli sovranamente decisi dal popolo italiano, affinché non potesse permanere una qualche forma di sovranità economica in capo al Parlamento. Andreatta, ignorando la sovranità del Parlamento e trovando il modo per aggirare le norme vigenti, si comportò come un imprenditore che, improvvisamente uscito di senno, decidesse di andare presso la banca con cui ha stipulato un contratto di fido per chiedere l'immediata riduzione della linea di credito. Andreatta era il ministro di uno Stato che era per definizione proprietario della Banca Centrale stessa. Per un autentico spirito democratico, la politica deve detenere l'assoluta supremazia sui mercati. Ogni azione che altera tale rapporto di forza è un attentato all'indipendenza e alla sovranità nazionale. Uno Stato che non ha più il controllo della propria banca centrale è sempre sottoposto all'arbitrio dei mercati, che possono imporgli qualsiasi misura politica essi desiderino. La Banca d'Italia, in persona del governatore Ciampi, acconsentì puntualmente alle indicazioni espresse da Andreatta. All'Associazione Nazionale Banche e Banchieri. Banche e banchieri preferiscono il potere assoluto rispetto all'essere subordinati alla politica. In pratica, le banche non devono operare per il popolo e l'offerta di moneta diventa appannaggio esclusivo delle banche commerciali anziché dello Stato e diventa ovviamente strumentale ad interessi diversi da quelli collettivi. Questi interessi diversi oggi sappiamo che erano la stabilità dei prezzi, cioè la certezza di potere e profitto per i creditori. Veniva così sottratta ogni forma di dipendenza finanziaria al Paese. Terminava l'epoca in cui l'Italia poteva determinare autonomamente, senza condizionamenti esterni, le proprie politiche economiche e monetarie. Andreatta, 10 anni dopo, provò a difendere le sue azioni affermando che la scelta fu attribuibile all'evento del secondo shock petrolifero e la conseguente spinta inflattiva. La giustificazione non aveva alcun senso economico. Lo shock petrolifero era un evento di natura eccezionale e non una situazione definitiva. Non vi era alcun motivo di modificare per sempre un assetto istituzionale che, oltre ad essere improntato su solide basi democratiche, aveva garantito grande prosperità al Paese. La scelta del 1981 non era giuridicamente irreversibile. L'Italia in ogni momento poteva tornare sui suoi passi ed imporre sovranamente alla Banca Centrale di sostenere nuovamente la spesa pubblica e poteva decidere altrettanto sovranamente l'offerta di moneta. Tuttavia le conseguenze nefaste del divorzio furono abnormi, anche dal punto di vista economico. Il debito pubblico passò dal 50% del PIL al 120% in soli 10 anni. Questo perché l'Italia si finanziò sui mercati ad un costo decisamente superiore. Andreatta dichiarò la natura eversiva delle proprie scelte e che una volta intrapresa questa strada sarebbe stato troppo costoso tornare indietro. Il divorzio non ebbe allora il consenso politico. Nato come congiura aperta tra il ministro e il governatore, divenne un fatto che sarebbe stato troppo costoso abolire. Irreversibile invece fu la scelta del 92 e l'adesione a Maastricht, che pose fine alla nostra sovranità monetaria. La spinta emotiva per aderire al trattato fu proprio l'espansione del debito pubblico causata dal divorzio dell'81. Il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea impone l'indipendenza della Banca Centrale e il divieto per la Banca Centrale di finanziare direttamente gli Stati. La BCE non può quindi svolgere il ruolo di prestatrice illimitata di ultima istanza.
In realtà viene lasciato uno spazio alla possibilità di una sorta di finanziamento diretto dello Stato da parte della BCE, attraverso un ente creditizio di proprietà pubblica. Ma la nostra classe politica non ha mai preso in considerazione questa possibilità, neppure durante l'attacco speculativo che colpì il paese nel 2011, provocando la crisi dello spread. Allora, approvvigionarsi di moneta al tasso ufficiale di sconto pari all'1,25%, anziché ai tassi decisi dai mercati finanziari, che arrivarono fino al rendimento del 6 e del 7%, avrebbe indubbiamente fatto molto comodo. Invece si scelse di capitolare e di accettare il programma di durissime riforme che la BCE impose al nostro governo, in cambio del sostegno del debito pubblico italiano. Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ribadisce l'assoluta indipendenza della Banca Centrale. Né la BCE né una Banca Centrale Nazionale possono accettare istruzioni dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, dai governi degli Stati membri. La dottrina della Banca Centrale Indipendente è contraria alla Costituzione e in definitiva alla democrazia. Dunque l'incostituzionalità sussiste non solo in quanto è pacifica la cessione di sovranità monetaria, ma anche perché il credito non è più sottoposto a quella disciplina, controllo e coordinamento da parte dello Stato, che i padri costituenti avevano fortemente voluto a difesa del diritto del lavoro e per indirizzare il naturale egoismo umano verso gli inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale. La dottrina della Banca Centrale Indipendente ha una sua razza specifica: la moneta è un potere troppo grande per rimanere in mano alla democrazia. Dunque dovrebbero essere autorità esterne, indipendenti e supreme a gestirla. Tale teoria poggia sulle tesi macroeconomiche neoclassiche che hanno preceduto la crisi del 29, di fatto causandola, secondo le quali l'offerta generale incontra sempre la domanda e pertanto era indesiderabile l'intervento pubblico nell'economia.